Amici di Raggi, una giornata di martedì caratterizzata dall'esaurirsi della condizione temporalesca sul settentrione d'Italia e dalla rimonta dell'anticiclone subtropicale che si fonde con quello azoriano sulla sinistra, diciamo, dello schermo, dando luogo a una situazione di stabilità meteorologica che porterà una fase di meteo tranquillo, almeno per quanto riguarda il meridione d'Italia. Lo vediamo anche dall'analisi alle medie altezze, 1500 metri di altezza, la Calabria è di una colorazione rossa abbastanza intensa, espressione del fatto che comanda ancora la scena l'anticiclone subtropicale, quello africano, quello evidenziato in viola sulla nostra cartina, che dà quella condizione di stabilità meteorologica che permarrà sul meridione d'Italia ancora per qualche giornata. Passando uno sguardo d'insieme sulla nostra penisola, possiamo dire che gli ultimi fenomeni sono presenti sul nord-est e sull'alto Adriatico, stando appunto, diciamo, ormai gli effetti esauriti di quella perturbazione che ha portato il maltempo sul settentrione italiano dal pomeriggio di domenica e poi a seguire nella giornata di lunedì. E ancora nuvolosità residua di tipo cumuliforme a ridosso dell'arco alpino, più accentuata sul settore dolomitico, sul Veneto e sull'alto settore adriatico, con fenomeni in fase di totale esaurimento. Centro d'Italia con ampie fasi soleggiate e rimonto dei valori termici sul settore tirrenico, ancora copertura nuvolosa accentuata sul settore adriatico, con gli effetti appunto di quell'aria ancora instabile delle giornate trascorse. Meridione d'Italia invece sotto l'azione dell'anticiclone subtropicale, con valori termici che sono nuovamente risaliti con punte di 27, 28, 29 gradi lungo i settori costieri, tirrenico e ionico, fasi soleggiate anche ampie su entrambe le coste calabresi, con formazione di nuvolosità cumuliforme sull'altopiano silano, sulle serre, nell'entroterra crotonese, cosentino, catanzarese nel corso dei pomeriggi, in un contesto comunque di stabilità meteorologica che tenderà a permanere anche per la giornata di mercoledì in assenza di fenomeni con condizioni ancora dal sapore estivo. Siamo ancora sotto gli effetti dell'anticiclone subtropicale, quello con matrice africana, che è stato responsabile dei valori record di caldo e di temperature ben oltre la media del periodo durante quest'estate 2015, che è stato, lo ricordo ancora una volta, una delle più calde degli ultimi decenni, quindi in un contesto dominato dall'anticiclone africano che ancora oggi fa sentire la sua presenza e che non dà segnali di completo cedimento. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Gonotaro per gli amici di LACI.